Questa mattina, davanti a Palazzo Zanca, appartati, due cavalli fanno capolino fra gli alberi. Non sono soli, fanno da accompagnatori a un gruppo di giovani in protesta contro il governo e in difesa dei diritti dei cittadini. La loro si chiama Rivoluzione Gentile e da Palermo verso Roma si dirige a piedi al cuore dell'Italia per chiedere asilo. Una protesta senza urla che cerca di guadagnare spazio con la scenografia e a Messina ci riesce. Oltre ai numerosi turisti che si sono fermati a scattare foto incuriositi dai cavalli, anche il sindaco ha ricevuto il gruppo in protesta ieri sera, promettendo uno spazio consono ai loro bisogni. In giornata arriveranno altri animali e i giovani hanno bisogno di uno spazio dove stare prima di ripartire verso Roma. La Rivoluzione Gentile passa da Messina e arriverà a Roma a piedi. Perché? Quali sono i motivi che vi hanno spinto a protestare in maniera così anche plateale e scenografica? Possiamo dire che oltre a plateale scenografica è soprattutto gentile e pacifica. Il motivo praticamente è il malessere che si è creato e c'è al giorno d'oggi, specialmente per la crisi che stiamo vivendo un po' tutti. Possiamo vedere questi movimenti non solo in Italia ma anche nel mondo. A qualche esempio Occupy Wall Street, i vari Occupy nel mondo, anche a Londra. Solo che qui in Italia il modo di agire è sicuramente diverso, anche per il fattore mentalità che non è per niente uguale a quello dei vari stati del mondo. Qua in Italia ognuno spera o pensa che gli altri facciano qualcosa al posto loro e quindi noi invece abbiamo deciso di metterci in campo ognuno con il suo viso, ognuno con la sua faccia per manifestare il nostro dissenso. Per far sì che il governo si dimetta, visto che è stato imposto e fa il gioco dei banchieri, diciamo, pensa più a salvare le banche che il popolo italiano, e far sì anche che la casta e il Parlamento si sciolga, per il fatto che è anni che mangiano soldi, hanno sfruttato l'immagine berlusconiana per, diciamo, far quello che volevano all'interno del Parlamento e, diciamo, i danni li viviamo noi sulla pelle. Tipo ogni giorno. Cosa chiederete quindi una volta arrivati a Montecitorio? Più che chiedere, non ci muoveremo da lì fino a quando non si rispettino i nostri diritti e le nostre volontà, che praticamente sono le volontà di tutti e il desiderio del popolo di un vero cambiamento praticamente. E ovviamente la cosa sarà pacifica il più possibile e cercheremo di far valere le nostre idee. Da dove siete partiti? Da Bolognetta, siamo partiti da Bolognetta, posso sponsorizzare anche il blog? Se volete seguire la Rivoluzione Gentile giorno dopo giorno, c'è il diario online e lo potete trovare nel sito rivoluzionegentile.blogspot.it.